mossi Anna Maria Cancellieri e Paola Severino, i ministri dell'Interno e della Giustizia, hanno siglato ieri un patto per Napoli, un accordo tra le istituzioni e la città, che in ben 13 pagine e 17 punti sintetizzano l'azione del governo per combattere la malavita e riportare nella capitale del Mezzogiorno quel cambiamento atteso da sempre. Incremento della collaborazione tra forze di polizia dello Stato e corpi di polizia locale, riqualificazione e sicurezza urbana, disagio giovanile e dispersione scolastica, questi temi prioritari. Bocciato Luigi De Magistris, il sindaco di Napoli volerà a Milano per assistere al match di basket tra l'Olimpia e il Boston Celtics. Dopo Roma pare essere il capoluogo lombardo l'attrattiva del primo cittadino partenopeo, che insieme alla fascia tricolore locale Pisapia studierà un metodo per portare NBA sul lungomare liberato. E dopo la Coppa America, il tennis e le festicciole più o meno pubbliche della De Magistris S.p.A. arrivano anche i vatussi americani a zombettare su via Caracciolo, mentre la città zombetta per ben altre circostanze molto meno gioiose.